L'europarlamentare Giuseppe Ferrandino ai microfoni di Alice Channel. Lungimiranti gli investimenti di Alice nel blu e nel green. Non è facile da far capire questa cosa, perché io ritengo che mi sono trovato varie volte ad affrontare questo argomento in Europa durante il mio lavoro e mi preoccupavo molto del grande peso e costo che alcuni settori del nostro mondo produttivo hanno, dovrebbero o dovranno comunque sostenere per rispettare questo grande obiettivo dell'Europa, che si è dato, direi anche ambizioso, dell'emissione zero al 2050. Questo comunque è un costo che andrà a gravare sulle aziende, però non deve essere visto come costo ma come opportunità. Ecco, io credo che questo tutti gli associati dell'ALIS l'abbiano capito, perché credono molto nella digitalizzazione, precorrono i tempi, hanno capito già da tempo e stanno investendo sul green e sul blu, materia di cui si sta parlando molto in Europa ma anche nei singoli stati membri. Ecco, loro già sono avanti, vedono il green economy come un'opportunità, non come un peso, e questo fa ben sperare, perché evidentemente sono lungimiranti. E anche il lavoro di noi che legiferiamo in materia, soprattutto dall'Europa, diventa molto molto più facile.